Gentili colleghi, vediamo adesso insieme un caso di cardiopatia congenita che ci consentirà di fare alcune importanti considerazioni in merito alla patologia che andiamo ad osservare. È molto importante focalizzare la nostra attenzione su quello che è l'asse lungo di sinistra di questo feto per i motivi che di qui a poco andremo a dire. Devi tenere bene in mente questa immagine perché l'immagine di un corretto allineamento della radice aortica con il setto interventricolare rappresenta sicuramente uno dei punti cardine di questo caso di cardiopatia congenita. Come puoi notare, in questa seconda immagine, sempre lungo l'asse di sinistra, la presenza di una leggera ridondanza della radice aortica in prossimità della sua origine pone qualche piccola difficoltà a seguire il perfetto allineamento, e questo soprattutto per il fatto che c'è un piccolo difetto interventricolare sottoaortico. L'immagine più tipica, più caratteristica del caso che noi stiamo andando ad evidenziare è quello che vedi qui. Si nota la presenza dei due rami della polmonare che sono notevolmente dilatati subito dopo la biforcazione dell'arteria polmonare stessa. E mentre osserviamo sempre con grande attenzione l'asse lungo di sinistra e viene valutato in bimodo con il color e con il Doppler pulsato, andiamo sempre a verificare e a controllare che l'allineamento setta-aortico in questo caso sia rispettato. Ed è ovvio che tale tipo di alterazione, cioè la dilatazione che vedi qui molto bene anche con il color Doppler, rappresenta certamente uno degli elementi più tipici di un particolare tipo di tetralogia di Fallot, cioè tetralogia di Fallot con assenza della valvola polmonare, ecco che risulta estremamente importante la valutazione del corretto allineamento dell'aorta con il setto interventricolare. Un altro degli elementi su cui noi dobbiamo focalizzare la nostra attenzione è quello che stai vedendo in questo momento. Mettendo il Doppler pulsato, il nostro volume campione immediatamente a valle della valvola polmonare, notiamo che la valvola è assolutamente insufficiente. Abbiamo quindi degli elementi su questo cuore che devono essere ben analizzati. Abbiamo un difetto interventricolare, abbiamo la sensazione che però l'aorta sia ben allineata, abbiamo una dilatazione del ramo destro e sinistro della polmonare che sono invece tipici della malattia di Fallot. Questo per dire che dobbiamo tenere sempre presente che di fronte ad un difetto interventricolare, come in questo caso, la possibilità che il male allineamento dell'aorta rispetto al setto interventricolare possa essere difficilmente diagnosticabile in quanto appena accennato. Noi sappiamo anche che in quel tipo particolare di tetralogia di Fallot, cioè nella tetralogia con agenesia della valvola polmonare, in realtà la dilatazione dei rami avviene appunto per assenza più funzionale che anatomica della valvola polmonare stessa. Ed ecco che allora il quadro che noi abbiamo analizzato, cioè questa cardiopatia in cui vi è un importante deficit della continenza della valvola dell'arteria polmonare, può giustificare il quadro in oggetto. Abbiamo visto con il Doppler pulsato come questa valvola sia assolutamente incontinente e che pertanto è possibile dal punto di vista funzionale che tale elemento possa determinare un'importante dilatazione dei rami
della polmonare destra e sinistra immediatamente dopo la sua biforcazione, come si vede molto bene in queste immagini. Quindi è molto probabile che si tratti non di una tetralogia di Fallot, perché la aorta appariva ben allineata al setto. Ricordatevi che malallineamenti poco pronunciati possono essere difficilissimi, talvolta impossibili da vedere, e dal punto di vista funzionale la insufficienza importante della valvola polmonare può essere assimilabile a quello che succede in quel tipo particolare di Fallot, cioè quando manca completamente la valvola polmonare. Per tale motivo, tale feto verrà gestito come se ci trovassimo di fronte a un Fallot, con la consulenza genetica per la possibile associazione con cromosomopatie, in particolare la delezione del cromosoma 22, e con la consulenza del cardiologo, che meglio saprà indirizzare e stabilire le terapie adeguate, soprattutto dopo la nascita. Io vi ringrazio per l'attenzione.